Wahikuj Ber, ritornati a vostro Andrini con Tuno Sena Zuma 11 Go Luce. Oggi andiamo a vedere chi è questo fantomatico giocatore che ha militato negli Azuma Japan e vediamo se può darci una mano con l'allenamento. Bene, siamo arrivati agli appartamenti, quindi vediamo un po' dove è questo giocatore. Ah, sta sopra? Ok. No, è problema, ancora più sopra. Ah, la stanza però, non c'è nessuno. Oh, non è nella sua stanza. Forse non è ancora tornato a casa. Ora che ci penso, ho detto che spesso si allena a Riverside dopo il lavoro. Forse lo troveremo là. Vai a Riverside. No, dai, per tutta questa strada per poi tornare a Riverside. Ah, sta qui. Ah, è lui, è Scott. Eccolo, ehi, signor Banyan. Quante volte devo ripetertelo? Chiamami Scott, d'accordo? Comunque, che cosa ti porta qui, piccoletto? Non ci credo! Lei è davvero Scott Banyan? Wow! Giocava in divisione di Azuma Japan, è un mito! Certo che sì, sono stati i miei colpi di genio a portare l'Azuma Japan al successo tanti anni fa. Ebbè, se non si ricorda la sua tecnica. Sono proprio quello Scott Banyan. Quella... era la turbina rotante, giusto? Wow, non so credere di averla vista così da vicino. Se ha tempo, saremmo grati se potesse darci qualche suggerimento, signor Banyan. Ah, sì, eh? Beh, se volete farvi strada in fretta dovete perfezionare la tecnica speciale tutta vostra, come ho fatto io. Questa sì che è un'idea. Ci può dire come fare, signor Banyan? Forse vi insegnerò una o due cosette. Un giorno. Adesso non vedo l'ora di tornare a casa e farmi un bel bagno caldo. Vabbè, oh, che peccato. Beh, gli chiederemo di insegnarci qualcosa la prossima volta che lo vediamo. Nel frattempo alleniamoci da soli. Oh. Ehi, guarda! Sono... quelli sono Lars e Sven, vero? Sembrano piuttosto nervosi, chissà che cosa sta succedendo. Si guardavano in giro circospetti, quindi potrebbe essere qualcosa di losco. Ah, sono qui. Ah, sì. Allora è deciso. Questi sono i piani per la partita. Cantiamo su di voi. Certo, non incontrate alcuna resistenza alla parte della difesa. Vi lasceremo segnare. Ah, fantastico. Ultimamente non ho fatto neanche un gol. I miei voti hanno proprio bisogno di una spintarella. E sappiamo tutti cosa succede a quel punto. Sì, e cosa significano bei voti, il che è direttamente proporzionale alla probabilità che tua madre ti compri tutto quello che vuoi. Ovviamente non dovete farne parola con anima viva, altrimenti rischiamo di farci cacciare dalla squadra. Ma dato che vi stiamo facendo un favore enorme, non avete ragione di complicare le cose, vero? No, non ce l'hanno. Non opporrete resistenza, ma è barare! Nani? Non ti impicciare negli affari dei grandi, moccioso. Queste sono cose che non ti riguardano. Non azzardarti a fare la spia con gli altri, intesi? Non una sola parola. Ma gli altri lo sanno. Ma volete barare? Perché? Ah, Arion, stai andando ad allenarti? Vengo con te. D'accordo. Va tutto bene, mi sembri strano. Sì, non ti preoccupare. Beh, non posso farne parola con nessuno. E poi ti potrebbero avere una buona ragione. Rissa! Oh, sembra che sia esploso un litigio tra i giocatori. Guarda che faccia, è virtuoso. Che cosa? Va di corsa a campo di allenamento, ma che succede? Presto, vediamo che succede, JP, qualcosa non va. Ehi. Ah, ma... ah! Chi è? Che botta era quello? Mio Dio, Riccardo! Lars, Sven! Perché mi avete messo a stringere accordi rischi con quelli della scuola superiore per prodigi? Riccardo, calmati! Ho sempre saputo che voi due giocate a calcio solo per i voti, ma non pensavo che sareste caduti così in basso. Non vi vergognate? E di cosa dovremmo vergognarci? Non c'è niente di onesto nel calcio al giorno d'oggi. Oh, ha ragione, capitano.
Tu fai tante scenate e pensi di essere una specie di supereroe, ma prendi ordini sul campo, come tutti noi. Cosa? Ora basta, tutti e due. Lars Dijkstra ha lasciato la squadra. Sven Johansson ha lasciato la squadra. Johansson? Ricky, calmati. Non dovremmo litigare tra di noi. Mi spiace davvero. Scusate, ma penso che oggi salterò l'allenamento. Aspetta, torna indietro. Deve avere a che fare con quello che mi diceva il capitano ieri. Ma anche se fosse, perché Sven e Lars si comportano in maniera tanto misteriosa? È come se non volessero proprio vincere. Dovete affrontare i problemi di questa squadra, ragazzi. Ehi, Arion! È sempre piccoletto però, Scott. Signor Banyan! Venite a Riverside, ho trovato i compagni di allenamento perfetti per voi. Beh, forza, vi stanno aspettando. Ma guarda un po', Scott Banyan... Non è cambiato di una virgola. Ragazzi, anche con voi due squadre siamo comunque in 10. Abbiamo bisogno di un altro giocatore per completare la formazione. Davvero? Beh, siete a corto di giocatori, potete provare l'ingaggio sfida. Dopo aver vinto una sfida, a volte un giocatore avversario chiederà di poter entrare in squadra. Tocca a voi decidere se accettarlo o meno. Ma ricordate che un buon giocatore sarà sempre un valore aggiunto per la squadra. Ok, quindi... Quindi basta che ne recluto, basta che batto la squadra, sicuramente mi viene in automatico uno. Questo però non è l'unico modo di reclutare nuovi giocatori, ci sono anche le amico card. Amico... cosa? Amico card! Sono delle schede che spiegano cosa serve per reclutare certi giocatori. Sono organizzate in mazzi, ognuno dei quali si riferisce a un determinato gruppo e vengono gestiti da un agente amico card. Se vuoi mettere le mani su qualche scheda amico card, parla con un agente e acquistale con i punti carisma. Potrà reclutare un giocatore quando avrà soddisfatto i requisiti indicati sulla scheda. Può trattarsi di oggetti, foto o altri giocatori. Se vuoi vedere come funziona, vai dall'agente amico card davanti alla vecchia sede del club di calcio e prendi questi per iniziare. Quindi è meglio se faccio con l'amico card. Ti servirà anche questa. Tieni gli occhi aperti e trova soggetti interessanti da fotografare. Perfetto. Sì, ci sono dei luoghi specifici da fotografare. Quindi possiamo reclutare nuovi giocatori vincendo le sfide con l'amico card? Capito. Vai a Riverside per allenarti, ma prima bisogna reclutare un altro giocatore, no? Quindi facciamo un attimo una cosa veloce. Prima la foto alla fontana. Quello che è. Fontana, vedi allora. E reclutiamo un giocatore con l'amico card. Ehi, tu sei nuovo, non è così? Credo che dovresti dare un'occhiata al gruppo Rayon primo anno. Ci sono giocatori sensazionali. Tostig Muffer, Buzzcut, Fischl Bucket, Ord Highshoes, Motivation, Dexter Pwine, Barriton. Beh, penso che prenderò Motivation, almeno facciamo una cosa veloce. Eccolo qua. Ciao! Eh sì, potevo prendere anche qualcun altro, mi mancava da fare un paio di foto, però no. Ho voluto fare una cosa piuttosto veloce, visto che dobbiamo allenarci con il signor Banyan, dai. Eh sì, adesso non è più Scott Banyan, adesso è il signor Banyan. Ogni tanto pronuncio Banyan, ogni tanto Banyan, non fateci caso. A volte mi esce Banyan, a volte Banyan. Cercherò di sforzarmi di dire Banyan. Ah, contro i Nazuma Kids. Finalmente siete arrivati, lasciate che vi presenti i nuovi compagni di allenamento. La Nazuma Kids FC. Ciao! Io sono Felix Higgins, sono molto felice di giocare con i ragazzi del club di calcio della Raimon. Mi piacerebbe farne parte un giorno. Felici di conoscervi. Oh, sono quei ragazzi dell'altro giorno. Stiamo scherzando? Perché mai dovremmo affrontare questi buoni a nulla? Non voglio passare la giornata ad annoiarmi. Ah, è così che la vedi, eh? Beh, sottovalutato c'è tuo rischio e pericolo. Quindi sono questi i giocatori della Raimon adesso? Mi chiamo Steve Grimm. Capo allenatore dei qui presenti buoni a nulla. Io sono Maddie Moonlight, anch'io li alleno. Fidatevi di me, questi ragazzini ci sanno fare. Prendiamo solo i migliori. Non lo dica a me, anch'io ho provato a fare per quel provino una volta. Era davvero difficile. Voi ragazzi dovete essere proprio bravi se l'avete superato. Eccellente, una sfida all'ultimo gol è proprio ciò che ci serve. Non trattenetevi, voglio che Arion si impegni fino allo stremo delle forze.
Sam, giochiamo sul serio? Beh, meglio che fare compiti. E quelli del club di giornalismo non fanno che chiedermi degli ultimi sviluppi. Non ne posso più. Beh, saranno anche una squadra giovanile, ma almeno avrò la possibilità di giocare a calcio con tutti voi. Forza, prendiamola come un allenamento in vista dell'amichevole domani contro la scuola superiore per prodigi. Parla con Steve prima della partita. Vai. Spero che siete pronti per questa partita. Ricordate che la squadra deve essere almeno di livello 3 per avere qualche possibilità. Iniziamo. Già, qua ti dice, devi essere un tot di livelli per giocare contro questa squadra. Perfetto, cominciamo allora. Vediamo un po'. Cavoli se corre Arion però. Grande. Attimo. Vai. Tiro sonico. Bella questa, mi piace un sacco. E via. 1-0. Eh già. Una conclusione perfetta, e direi. Ci picchia. È bravo. Vediamo se ce la faccio. Sì. Come lo dribbla. No, Doug. Ok. No, Fede, dove vai? Piano. Piano, ragazzi. È Doug, però, Sei una mezza sega. Dai. Guarda, Arion, guarda. No, non stai in fuorigioco, quindi penso di stare tranquillo. Ok. Hai abbastanza punti? Sì, grande dog! Tira sonico! Haha, non lo pari! Sì. Non te l'aspetti proprio. Mi chiedo se ci arriveranno in porta questi. Bene, penso di non poter più tirare, anche perché non ho oggetti per ricaricare punti tecnica, quindi... Va così. CP, bloccalo! No. Sono alti uguale, quindi andava anche bene. Accidenti a te, Babolo, quanto sei migliorata! E guardala, è un carro armato! Non la ferma nessuno! Tu mi dispiace, ma no. Ok, Arion, passa di qua. Wow, peccato. Ma mo ci penso io, non ti preoccupa. JP, tocca a te. Bravo, JP. Fuori gioco? Te. Mannaggia. Dai, vai, JP, sei sempre migliore. E sto fuori gioco, maledetto, tornate indietro. No, i miei giocatori, loro. Guarda dove stanno questi, che stanno a fa' quassù. Ma tutta la squadra avversaria è qua sotto la porta mia? Oh, ma chi è? Ma non è possibile. Non posso avanzare che è fuori gioco. Non posso avanzare che vado in fuorigioco, vado. Poi si scannano a correre indietro i giocatori della squadra avversaria perché non c'è nessuno in difesa, ma... Che tattica avete? Attacco totale? Non lo so. Ma fermati. Non ci vedevo nulla. A parte che forse, vabbè, non era tanto vicino, ma... Oh, invece lui lo è. Ma dai, sì. Purtroppo qua quando scatta 30 finisce, non c'è modo di fare altro.
Adesso giochiamo sul serio, ragazzi. La partita si sta mettendo molto bene. Quanto andiamo così? 50-50 possesso di palla. Buono, mi piace. Mi chiedo se questi ragazzi hanno delle tecniche, perché non mi pare. Grande Arion. Ottimo, avanza ancora un po', Doug. Tiro a volo, ok. Va, grande. Yes. No, vabbè, a pochi punti energia non ce la fa. Sì, se il giocatore ha pochi punti energia è difficile che tiene palla o che la rubi. Arion perché è Arion. Vedi? Vedi? Anche lui. Vabbè, ricarico un po' qualcuno appena c'è la possibilità. Ma dai, Wan Li Chang Cheng, come ti chiami? Oh, Wuria. Parata ardente, non mi sfuggirai, palla. Wuria. Ah. Beh. Ritenevi. JP, maestro. Ade che bei, fai qualcosa che non hai fatto nulla. Mannaggia. Vai là. Ma a chi la... Mannaggia. Se io tiro in un punto specifico, tu la palla tira l'alta, no? Vai, 4-0. Quanto manca per finire la partita? Allora, no, vabbè. Non ricarico nessuno. Non sarebbe necessario. Non è necessario, non sarebbe normale. A fine partita ricaricare il giocatore. Cioè, o meglio, ricaricare i giocatori quando sei all'inizio del gioco. Quando c'è una partita così, ricaricare i giocatori è inutile. 30-01, uno sgarra di un secondo proprio. Cioè, sì, di un secondo si sgarra. Una sgarra di due. Beh, direi che ci siamo potenziati un bel po', eh. Sì, vabbè, anche il possesso di palla era basso, ma... Note di Sweet, ah, signor Sweet, fervore giovanile? No! No, 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 stai scherzando? Inazuma Kids, sì. Super scatto, oh, meno male. Cinta di nebbia, ah. E a tutto vapore. È bello vedere che state facendo onore al nome della Raimon. Dobbiamo giocare di nuovo in futuro. Cerca il signor Veteran a Riverside. Perché il signor Veteran? Dovrei parlare con lui, no? Ma, vabbè. E ricominciano gli allenamenti con le amichevoli. Ehi, Arion, stai bene? Sì, mi chiedevo solo se potessi allenarmi ancora un po', visto che ormai sono qui. Sì, credo sia una buona idea. 1-2. 1-2. 1-2. Ah! Oh! Ai. Ok, ancora una volta. Se provo e riprovo, alla fine ce la farò e potrò usare qualche tecnica speciale. Anche se non ha nessuno con cui allenarsi, continua da solo. Deve amare davvero il calcio. Ci deve essere qualcosa che posso fare per mettere a posto le cose. Sembra che sarà una partita difficile, ma sono sicuro che ci renderete orgogliosi. Ne faremo il tifo per voi! Ma no, che ingenuo che sono. A volte, per quando ci si impegna, ci sono ostacoli che non si possono superare. Riccardo. Che strano. Mi sento come se qualcun altro mi stesse osservando. Arion, la partita è domani, devi andare a casa a riposare. L'Inazuma Kids FC è una buona squadra e la partita contro loro è stata fantastica. Non vedo l'ora di rispondere alla prossima contro i prodigi. Incontra zia Silvia agli appartamenti. Ok, andiamo agli appartamenti e poi penso che sia un buon momento per concludere anche questo video. Più o meno mi sa che mi tengo sui 3 video a capitolo perché sono piuttosto... Sono tosti i capitoli, eh. Arion, che cosa ti è successo? Sei coperto di tagli e lividi. Non ti preoccupare, zia Silvia, sta bene. Mi stavo solo allenando giù a Riverside. Capisco, stai davvero prendendo sul serio gli allenamenti, eh. Su, vieni.
Ti aiuto a darti una ripulita. A domani, Sky. Aspetta, c'è qualcosa che devi sapere. Qualcosa che la signorina Is mi ha detto poco fa. È stato Victor a dire a tutti del patto di Lars e Sven con la scuola superiore per prodigi. Cosa? Perché? Non ne sono sicura, ma sembra che stia cercando di distruggere la Raymond dall'interno. O almeno così la penso io. Non so. In ogni caso, domani è la partita, quindi riposati per bene. A presto. Che cosa ha intenzione di fare? Non lo so. Ma lo scopriremo presto, credo. Il giorno della partita. Posso essere d'aiuto? Chiedo scusa, non volevo disturbare. Salve. Sei un giocatore della squadra di calcio della Raymond, vero? Salve di nuovo, Xavier. Sì, lo sapevo. Mi ricordi di quando... Eh? Signore, la vogliono in ufficio. Dov'è? È un fantasma. Oh! Arrivo subito. Mamma mia! Cos'è all'improvviso? Chi è? Oi! Beh, buon allenamento allora. Cioè, è comparso da nulla. Grazie mille. Stiamo calmini, eh? Ma chi era quel tipo? Ti fanno prendere colpi quei fantasmi questi. Bene, spero siete pronti per la partita contro la scuola superiore per prodigi. Giochiamo fuori casa. L'autobus vi porterà a destinazione. Quando avrete finito di prepararvi, aspettate al campo di allenamento. Immagino che ne siete tutti a corrente, ma vi ricordo che questa è una partita ufficiale. Mi aspetto che vi comportiate come previsto. Lo stesso vale per lei, mister. Chi non segue le regole andrà incontro a delle conseguenze. Le consiglio di non fare stupidaggini. Beh, avete sentito il direttore? Arion, le tue gambe sono piene di lividi. Come lo vedi? Vabbè. Ti sei alzato presto stamattina per allenarti, prima di venire qui? Proprio così. Probabilmente oggi non giocherà, ma voglio essere pronto per quando capiterà. Wow, mi toglierei il cappello davanti a te se solo ne indossassi uno? Anch'io darò tutto me stesso. Ehi, Ricky, dove sono Lars e Sven? Non sono ancora arrivati. Erano in contatto con la signorina Is. Hanno detto che ci avrebbero raggiunto la scuola superiore per prodigi. Spero che arrivino in tempo. Beh, perché non andiamo al campo di allenamento per prepararci alla partenza? Oh, Riccardo entra in squadra. Cioè, rientra. Vai al campo di allenamento. Sì, poi partiamo. Vabbè. Bene, con ciò allora termino questo episodio qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Ma prima fotina, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.